La linea ferroviaria Roma-Pescara si farà. La tavola rotonda organizzata dalla CISL al Palabecci è stata l'occasione per fare il punto della situazione sulle infrastrutture con un focus sull'intermodalità, sul trasporto delle merci, sull'impatto economico auspicato anche grazie alle zone economiche speciali. Tra i relatori Vincenzo Macello, commissario straordinario linea ferroviaria Pescara-Roma, che ha ribadito l'urgenza dell'opera e ha annunciato i tempi della realizzazione e la disponibilità delle risorse. Noi abbiamo praticamente ultimato, chiuso la conferenza dei servizi, quindi stiamo aspettando la determinazione conclusiva da parte del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quindi riteniamo che entro la prima decade di luglio al più tardi noi possiamo andare in gara d'appalto. Sono circa 900 milioni, 620 ad oggi di finanziamenti PNRR. Qualora ci fosse la necessità di rimodularla in relazione anche dei ritardi causati dall'iter autorizzativo che si è protratto un po' di più rispetto ai tempi programmati, ci sarà la possibilità di poter finanziare questo intervento con altri fondi. L'opera pubblica consentirà un abbattimento dei tempi di percorrenza, meno 90 minuti per Pescara-Roma, tanto per fare un esempio. Noi riteniamo che le fonti di finanziamento alternative ci siano e questo è l'obiettivo da perseguire, perché il 10% carente può essere un problema, ma non può certamente costituire un fenomeno che faccia sì che l'opera non si faccia. Quindi le istituzioni, e noi vogliamo essere vicini alle istituzioni, questo è l'obiettivo anche della giornata odierna, cioè rivendicare un ruolo anche da protagonisti per quello che può essere il futuro della nostra regione. Il progetto, che prevede di raddoppiare i binari, ha incontrato la forte resistenza di alcuni comuni, tra cui Chieti, che ha deciso di andare allo scontro davanti al TAR. E l'Abruzzo, per la sua conformazione orografica, fatto sia di mare che di monti, l'Abruzzo è un laboratorio particolare per questo tipo di modalità, perché attraverso la vicinanza al mare si possono sfruttare e intercettare i traffici marittimi via mare, e favorendo anche lo sviluppo ferroviario unito ai trasporti ultimo miglio con la gomma, può essere un vero e proprio laboratorio per una intermodalità sostenibile che guardi anche allo sviluppo del territorio e all'occupazione.